con adeguati livelli occupazionali. Poiché questo fu oggetto di discussione nel passato, noi inserimmo anche fra le clausole, fra le condizioni, fra gli elementi di valutazione delle offerte, l'occupazione, i livelli occupazionali. Allora io credo, con tutto il rispetto che debbo agli autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, debbo dire che comunque quello che ci muove in questa lunga storia come Partito Democratico è la spinta alla tutela della salute e alla tutela dell'occupazione dei cittadini e dei lavoratori degli stabilimenti Ilva e delle città interessate. La ringrazio, onorevole Duranti. Sì, grazie Presidente. Per suo tramite vorrei rivolgermi al collega Benamati. È vero, abbiamo già discusso dei livelli occupazionali e ci ha ricordato che abbiamo discusso nel precedente decreto di adeguati livelli occupazionali. Non avevamo capito allora e non lo comprendiamo ancora oggi che cosa vuol dire bene adeguati livelli occupazionali, se non ci sembra che possiamo dire che i livelli occupazionali dovranno essere adeguati alle esigenze del piano industriale e quindi del profitto degli acquirenti o degli affittuari. Diciamo un'altra cosa, diciamo che vanno mantenuti i livelli occupazionali e questa è la preoccupazione dei lavoratori, non che siano adeguati alle esigenze dell'affittuario o dell'acquirente. È la bocciatura di tutti gli emendamenti che erano riferiti ai crediti maturati dalle piccole e medie imprese che hanno lavorato per l'Ilva, dice che intanto non saranno garantiti i livelli occupazionali dei lavoratori dell'appalto e noi temiamo, insieme appunto ai lavoratori diretti, che non vengano garantiti se non c'è un vincolo preciso posto all'acquirente, quindi in una norma di legge, che non vengano garantiti neppure i livelli occupazionali dei diretti. La ringrazio, onorevole Crippa. Grazie Presidente. Allora, questo emendamento è simile a quello precedente, ma il dibattito in aula merita un approfondimento. Sicuramente la collega Duranti ha posto un punto molto importante: adeguati per chi, lo avevamo già detto all'epoca, adeguati per chi vuole fare uno spezzatino di un'impresa, adeguato per un profilo aziendale o adeguato per un profilo di occupazione complessiva. Tutto questo c'era un punto interrogativo nello scorso decreto e permane ancora in questo se non approverete questo tipo di emendamento. Mi permetto anche di segnalare che al collega Benamati che la buona volontà del Partito Democratico di risolvere la condizione ambientale di tutela sanitaria passa però da una consapevolezza scritta nera su bianco, cioè la procedura di infrazione numero 2013/2177 della Comunità Europea, che sancisce di fatto che l'IVA di Taranto inadempiente in relazione a numerose prescrizioni